un uomo legato alla bicicletta, nel senso che l'estensione del suo corpo è sempre stata la bicicletta. E nel suo libro, a un certo punto, racconta una cosa che io non sapevo. Quando era ragazzino, lui amava tantissimo esibirsi fuori da questo negozio saltando, un po' come fanno gli acrobati, come faceva un famoso motociclista americano che saltava i canyon, con la moto. Era un personaggio incredibile, molto famoso. Si è schiantato. Lui no, ma quell'altro sì. Però lui invece cosa faceva? Lui, per non schiantarsi sui canyon, prendeva le persone e le sdraiava, come se noi uscissimo adesso sul marciapiede. 10 di voi si sdraiano per terra e lui li salta con la bicicletta. Cioè, questa è stata la sua prima passione in bicicletta. Lui non è un finisher come i finisher di Race Across America. Voi non li avete mai visti, avete visto lui che è un bravo ragazzo, una persona normale. I finisher di Race Across America, se non facessero la Race Across America, sarebbero dei serial killer. Cioè, niente ti piace e l'ultima cosa che ti viene in mente è far fatica, cioè l'ultimo pensiero è quello di dire... Ecco, però io dal mio piccolo, così, come ex atleta e come allenatore adesso, sento tantissimi che dice: ma io voglio superare il mio limite, voglio fare la maratona, ti parlo di maratone, per vedere il mio limite. Cioè, questo limite esiste sempre, la voglia di superarlo, anche pensando che non lo si possa raggiungere. Dentro di sé si ha questa forza per pensare delle cose che poi andremo a vedere e iniziare a pensare, perché secondo me è più difficile iniziare a pensare che poi farle, perché parte tutta una cosa mentale che non è facile spiegare ai nostri amici che ti stanno ascoltando. Infatti la anormalità probabilmente nel pensare queste cose, no? Cioè, nel senso, quando dico non sei normale perché pensi magari a queste cose, probabilmente per un altro da fare, cioè, no, scherzo. No, faccio a meno di farmi avvelenare anche io, mi vogliono portare anche loro alla Aconcagua, mi hanno detto vieni a seguire, ma non sono scemo.